Sindaco Sant'Egidio si appresta ad ospitare un evento di grande livello nell'ambito motoristico con la seconda prova del campionato europeo CAT, tre categorie, insomma, oltre 160 atleti, numeri di assoluto livello. Sicuramente sono le tre categorie regine di questo mondo spettacolare che verranno qui a Sant'Egidio, seconda prova, l'ultima prova, quella che conta, dove si assegneranno anche i titoli europei. 30, dico bene, 30 nazioni presenti, mai successo nella storia di una gara europea, qui a Sant'Egidio. Circa 170 concorrenti da tutta Europa. E poi, secondo me, si può definire una gara mondiale perché il meglio del meglio, i professionisti di questo sport saranno qui da noi, ma già sono qui da 2 mesi a provare in questa splendida struttura che vanta, insomma, una delle migliori strutture a livello internazionale che il nostro paese vanta ad avere dal 1987. E quindi dobbiamo ringraziare di cuore la famiglia di Gianvito, la famiglia Costantini, la famiglia di Antonio che guardarono lungimiranti nell'87 quando realizzarono questa bellissima struttura e la prima gara appunto si svolse nel dicembre 87. 37 anni sono passati, la pista ha avuto dei restyling mai bella come adesso e quindi ringraziamo la famiglia Spinozzi che da circa un anno e mezzo la sta gestendo al meglio. Con Daniela Spinozzi, che è l'organizzatrice del campionato europeo di karting, insomma, Sant'Egidio diventa il centro per alcuni giorni di questo sport con la seconda prova del campionato europeo. Sì, buongiorno a tutti. Siamo lieti di ospitare un evento così importante. Diciamo, quest'anno siamo state selezionate dalla CICFIA come unico circuito in Italia ad ospitare questo campionato europeo. Invitiamo tutta la popolazione a venirci a visitare in questi giorni. Tra l'altro, l'ingresso sarà gratuito a tutti. Quindi, che dire, vi aspetto qui. Ci sono oltre 160 piloti nelle tre categorie, con le finali previste domenica 1 settembre. Prima delle finali ci sarà anche un evento atteso. Sì, domenica all'incirca verso mezzogiorno avremo un evento che aprirà queste finali di questo campionato che assegnerà appunto il titolo a queste tre categorie, dalla KZ1 che è la classe regina alla KZ2 abbiamo 98 piloti iscritti e alla KZ2 Master. Quindi niente, verso mezzogiorno appunto inizierà questo evento, cioè ci sarà una rievocazione storica della Quintana e dopodiché si apriranno appunto queste finali che assegneranno il titolo europeo del 2024.